Piccola Sicilia è il nome di un quartiere italiano della città di Tunisi. È proprio il quartiere del porto dove c'erano tantissimi italiani, soprattutto siciliani, e se camminavi per le strade sentivi il siciliano, l'italiano, assieme col francese, con l'arabo, anche con l'ebraico, perché in questo quartiere vivevano insieme i musulmani, i cristiani ed gli ebrei. E vivevano bene insieme come dei vicini. In Piccola Sicilia ricordo questo mondo ormai un po' perso che c'era fino alla guerra. La storia di Piccola Sicilia comincia oggi. Si è trovato un aereo vicino alla Sicilia, vicino Trapani, un aereo tedesco della guerra, e la protagonista si chiama Nina, lei è un'archeologa tedesca di Berlino, e lei gli danno l'informazione che su questo aereo c'era il suo nonno. Un nonno che si era perso nella guerra, cioè un nonno che era un po' un mistero nella famiglia, perché non è tornato dalla guerra, però non era neanche dichiarato morto, quindi è scomparso. E a un certo punto un suo amico dice: abbiamo trovato quell'aereo, abbiamo trovato finalmente tuo nonno. Quindi lei va in Sicilia, a Marsala, per raggiungere questa squadra archeologica, chi si occupa di far sommergere quell'aereo. E lì incontra una donna misteriosa che dice di essere la figlia del suo nonno, e che dice che il suo nonno durante la guerra in Tunisia si è innamorato e ha cominciato ad avere un'altra famiglia. Quindi ci sono due famiglie, una famiglia tedesca e una famiglia italiana, che comincia nella guerra a Tunisi. E poi il libro racconta come quel soldato da giovane si innamora di un'altra donna, cioè lui è già fidanzato, e poi si innamora di un'italiana e crea una seconda famiglia e rimane lì durante la guerra. È una storia, cioè ovviamente inventata, però si basa su una storia vera che è accaduta durante la guerra. La storia di un soldato tedesco che nella realtà si chiamava Richard Abel, che durante la guerra ha salvato la vita di 5 ebrei, tranne uno italiano che si chiamava Luigi. E lui veniva di una famiglia che veniva da Palermo, quindi erano emigrati da Palermo, vivevano a Tunisi, suo padre era medico, la madre era dentista, e quel soldato tedesco ha salvato la vita di lui, rischiando la sua propria vita, e 3 mesi dopo questa famiglia italiana, ebrea, ha anche salvato la vita di quel tedesco accogliendoli nella loro casa quando gli alleati hanno conquistato Tunisi. Quindi una bella storia di un doppio salvataggio e di un'amicizia che è nata, e questa è la storia vera. Quindi questa è la base del mio libro. Però là dove finisce la storia vera, la mia storia ricomincia proprio alla grande, perché comincia una storia d'amore. Il soldato tedesco, quando viene nascosto della famiglia italiana, si innamora della figlia, e da lì nasce la nuova famiglia. La Sicilia per me è una terra magica. Questa è una terra di incontri di culture, di migrazione. I miei libri parlano di personaggi che si spostano, di personaggi un po' spaesati e dei incontri tra diverse culture. Forse per questo la Sicilia è proprio il luogo di nascita delle mie idee.